dei fogli dietro gli ultimi arrivati. Allora hai ragione, un po' di te. Poi conflitto. Perché? Ci sono due oggetti che vengono. Allora, perché per stasera abbiamo previsto un monte dedicato in occasione del 10 di dicembre. E però d'altro lato, domani? Sì, stasera. Abbiamo detto. Stasera? No, ma comincia domani mattina. Adesso spieghiamo. Non è da un giorno. Adesso spieghiamo. Abbiamo detto che potevi studiare un po' in coppie e quello che avevamo studiato questi mesi. Però ci sono diverse persone che non hanno partecipato a questo studio, per cui mi sembra che non sia adeguato, anche perché sì, molte persone sono vedute per questo rimonte. E qual è la mozione di tutti? Non ci piace la parola. Ok, allora stasera nel calendario ebraico è il 10 di Tevet. 10 di Tevet è una data in fausta del nostro popolo, perché secondo la tradizione il 10 di Tevet è stata presa per la prima volta Gerusalemme. Gerusalemme ha perso la sua indipendenza. C'è il primo stato ebraico retto dalla dinastia davidica. È capitolato sotto l'assedio dei babilonesi. Costituisce questa un po' la prima vera e propria disgrazia nazionale che dà in qualche modo avvio a tutta una serie di disgrazie come quello che è l'assedio di Gerusalemme che avverrà 8 mesi dopo il 17 di Tammuz, a cui va il seguito, dopo 21 giorni, la distruzione del Tempio, del primo Tempio, il giorno del 9 di Ab. Quindi è una data che in qualche modo costituisce l'inizio di tutte le sciagure del popolo ebraico. Queste sciagure sono segnate nel calendario da 4 digiuni pubblici. Noi abbiamo un digiuno previsto dalla Torah scritta che è il digiuno di Kippur, che è anche un giorno di festa, che è il giorno del condono, del perdono, il giorno del Matan Torah, in cui vengono aiutate le seconde tappe. E abbiamo da parte dei profeti, per cui è sempre di origine biblica, anche se non della Torah, abbiamo l'istituzione di 4 digiuni, oltre a quello di Kippur. Il più importante è appunto il 9 di Av, giorno di Tisha B'Av, perché il giorno di Tisha B'Av sono successe 4 disgrazie. La prima, la fallita missione degli esploratori. La Torah ci racconta che Mosè manda
12 esploratori a fare un giro di perlustrazione nella terra di Kenan. Questi esploratori tornano la notte del nome di Yah e fanno una relazione della terra promessa assolutamente negativa. Quindi viene stabilita da Dio la punizione che quella generazione non entrerà in Eretz Israele. Il giorno del loro esilio è deciso ancora prima del loro ingresso in Eretz Israele. Un grande paradosso storico. Quindi questo è il primo 9 di Av della storia. I 9 di Av sono stati distrutti il primo e il secondo tempio di Gerusalemme. Il primo le parte dei Babilonesi e il secondo dei Romani. E la quarta disgrazia che Gerusalemme è stata rasa al suolo dall'imperatore Adriano. Dopo che gli ebrei, quel manipolo di ebrei, era scappata da Gerusalemme, si era rifugiata, prima ammassata, poi a Betar, e la rivolta di Betar è l'ultima rivolta con l'uccisione di Bar Kokhba, creduto da Rabbi Akiva in Messia, con quella capitolazione del 135. Siamo 65 anni dopo la distruzione del Tempio di Gerusalemme, 70. Gerusalemme viene rasa al suolo, viene costituita lì una città romana chiamata Elia Capitolina, dove il posto del Tempio Adriano, che è stato uno degli imperatori più crudeli nei confronti del popolo ebraico. Il libro della Yuzenare, tra tutte le cose incredibili che cita di Adriano, non menziona in modo veritiero questa storia, che invece viene raccontata da Giuseppe Flavio in modo molto particolareggiato, e di Gerusalemme viene gelata ogni traccia e il posto del tempio viene dedicato al culto di Giove, Elia Capitolina. E poi in seguito vengono attribuite al nome di Ab altre disgrazie nazionali, come per esempio quella della cacciata degli ebrei dalla Spagna. Nonostante l'editto del re di Spagna viene emesso il 31 marzo del 1492, l'espulsione, l'esodo di la Spagna viene appunto il nome di Av, questo è documentato dal grande esegeta spagnolo Don Isaac Abravanel. Siamo stati nella sua città due settimane fa a Monopoli, in Puglia. E uno che è nato in Puglia è stato poi in Spagna, è tornato in Italia, era consigliere di Spagna. E dall'altro l'esegeta che consiglia al doge, al primo doge veneziano, come deve essere strutturata una repubblica perfetta. Ci ha pensato l'impostazione politica della Serenissima si è basata sulla teoria politica di Don Isaac Abravanel. Gli altri tre digiuni sono il digiuno di Gedalia, che
ricorda l'omicidio di questo governatore ebreo messo dai babilonesi, accusato dai più facinorosi ebrei di collaborazionismo. Viene ucciso, il primo omicidio ebraico, no? C'è un bel articolo di Anna Segre sull'ultimo pagina ebraica che associa questa disgrazia con l'omicidio di Rabin, che da lì abbiano ucciso il secondo giorno di Oshana e i rabbini stabiliscono il 30 di Shem, il giorno dopo Oshana, il digiuno per questa digiuno di Chedali. Il terzo digiuno è il 10 di Tevet, quello che facciamo domani dall'alba al tramonto, che solo dice abbiamo per la carità dei fatti, è come chi pur che va da un tramonto all'altro. Gli altri tre digiuni si fanno dall'alba al tramonto, sono il 10 di Tevet, appunto domani, il 17 di Tammuz, 21 giorni prima del 9 di Ab, che ricorda appunto l'assedio di Gerusalemme, cioè quando i babilonesi hanno stretto l'assedio in tutta la città, che dopo 21 giorni capitola stremata dalla fame e dalla mortalità. Il profeta Zaccaria parla di questi quattro digiuni e dice che queste sono quattro date che saranno trasformate in giorni di gioia, quando sarà ricostruita Gerusalemme nella sua interezza e non verrà ricostruito il terzo Bet HaMikdash. Questo farà dire una cosa ai maestri del Talmud, che chi non fa lutto per Gerusalemme non ne vede la gioia. Che vuol dire questa cosa? Questa è espressa dal presente, questa metafora. Vuol dire che il lutto di Gerusalemme, di questa mancanza, di questo pezzo mancante, noi lo facciamo tutti i giorni, lo portiamo nel cuore ogni giorno. Tanto è che i maestri hanno stabilito quello che è il massimo momento dell'apice della gioia, che è il momento del matrimonio in cui uno si appropingua a costruire un nuovo progetto familiare. Proprio in quel momento la coppia deve ricordare questa disgrazia, questo lutto storico, come a dirci che non c'è gioia personale completa se c'è una gioia incompleta a livello collettivo, cioè che qualsiasi progetto facciamo di costruzione di una famiglia, di una comunità, c'è qualcosa a livello collettivo che ci manca. Cosa? Il lutto di Gerusalemme e di un santuario distrutto. Poi possiamo raccontarcela in tanti modi, che l'edificio di pietra è stato sostituito da un edificio invisibile, che è lo studio, che era la tradizione orale, però noi diversamente dai riformati, che hanno riformato le Tefillotte, uno dei pezzi in cui ha più inciso la riforma e che ha tolto questa preghiera in cui chiediamo a Dio di ricostruire il Bet HaMikdash e di restituire i sacrifici quotidiani, no? Cosa che i riformisti dicono, questa è una follia, no? Chiede a Dio di portare a Gerusalemme gli agnelli, i montoni e tutto quel sistema, perché per noi
quel sistema continua comunque un veicolo non solo culturale, ma di giustizia sociale, dove è un'economia di giustizia, dove c'è lo spazio per una grande mensa sociale, dove mangiano le vedove, gli orfani, il guida, il forestiero. C'è un sistema economico che stabilisce la decima al povero, cioè tutto un sistema economico basato su una ridistribuzione equa della forza economica, no? Un sistema anticapitalistico molto concreto e non solo demagogico, ideologico. Allora quindi Gerusalemme in questo costituisce un punto di riferimento nazionale, etico, religioso, per cui la distruzione di Gerusalemme e la mancanza di un tempo costituisce una frattura insanabile nell'animo dell'ebreo, che addirittura in ogni casa, quando si struttura una casa, bisogna lasciare un pezzo non ricostruito, no? E la maggior parte degli ebrei è che osservati segna questa cosa, dice ai pittori che verniciano, che imbiancano la casa, quel pezzo lascialo così, c'è poi il logo, c'è poi invece vuole lasciarlo visibile. In ogni tempo del mondo c'è un pezzo lasciato non finito, non ristrutturato. In molti tempi sopra quel pezzo c'era scritta anche una stalla sferrata in fondo all'ingresso principale, c'è una pietra non strutturata definitivamente, c'era scritta Serre le Urban, in memoria della distruzione del Tempio. Per cui questa memoria è molto visibile nel momento appunto del matrimonio, in cui si spezza il calice, no? Si spezza questo calice dove si è bevuto, dove la coppia ha condiviso questo bere il vino, simbolo di gioia e di vita, come a dire spezziamo il calice, perché anche nel momento della massima gioia il nostro cuore è spezzato. In ottemperanza a un verso del Salmo 126 che dice: se ti dimentico o di te, se mi dimentico di te o Gerusalemme, si paralizzi la mia mano destra che è il braccio della forza, il braccio della energia, dell'azione, come se la mia azione viene in qualche modo paralizzata, no? Tutta la mia fisicità ne risente se c'è questa mancanza di un pezzo. Si appiccia il mio palato alla mia lingua, si rompono Gerusalemme in cima alla mia gioia. Questo pezzo che cantavano gli esuli mentre andavano in Babilonia, e tra l'altro i pezzi su cui è stato scritto e composto di Nabucco, no? Fa pensiero, no? Dice queste parole, forma poetica, sulla base del pezzo di questo Salmo, cui gli esuli, andando verso Babilonia, depongono i loro strumenti musicali,
del Tempio, cioè come è possibile questo dolore in questo momento di esilio, mettersi a cantare i canti che cantavamo nel Bentamigdash ai volti. Questo perché per cantare ci vuole gioia, no? Perché la musica è gioia, è uno degli elementi censurati nel lutto ebraico, no? La persona osserva il lutto per i propri congiunti, non può ascoltare musica, perché la musica è una delle cose che più rallegra una persona e ci mette in uno stato d'animo di allegria, di letizia, no? Quindi i 21 giorni prima di Shabbat non si deve ascoltare musica, durante l'Omer non si fa la musica, non si ascolta la musica nel lutto per i congiunti, vedete, sono tutte forme molto pragmatiche per canalizzare il dolore. È chiaro che l'approccio laico ci dice che c'è bisogno di questo per essere tollerato, il lutto è qualcosa di interno. Sempre questa cultura in cui non c'è forma senza sostanza e viceversa, cioè c'è sempre un veicolo che traduce la sostanza, se no diventa una danchia, ognuno si vive la sostanza come gli pare. Allora questo pezzo del Salmo dà vita a questo sentimento di nostalgia nei confronti di Gerusalemme. Quindi questo ci dà il senso del grande amore e valore che il popolo ebraico ha dato a Gerusalemme, che significa appunto città di Shalem, che è un po' di pace, ma significa completezza, integrità, perché Gerusalemme è quella città in cui c'è un luogo che è il Betamigdash, che è la completezza e l'armonia. Questo abbiamo visto anche nello studio che abbiamo fatto della giustizia, dell'amore attraverso il Sinedrio, attraverso il Betamigdash, che è quello che congiunge la giustizia celeste, la giustizia terrestre, l'amore di Dio e l'amore terrestre. Diversamente dalla teologia cristiana, per noi non c'è la Gerusalemme celeste, non c'è la Gerusalemme celeste, se non c'è anche quella terrestre. Gerusalemme per noi non sarà mai un'idea, una pia, un pio concetto religioso. Gerusalemme è una concretezza, un posto dove pulsa una tensione umana, dove è abitata da una popolazione ebraica che vive e che porta avanti una testimonianza nella tensione quotidiana di costruire una società integra, una società giusta, una società di pace. Questa è la nostra idea di Gerusalemme, e per cui ci battiamo anche politicamente perché Gerusalemme resti il centro della vita del popolo ebraico. Allora vedete che tutti questi momenti di lutto e di digiuno, di disgrazia, sono tutti in qualche modo legati a Gerusalemme, no? Cioè Gerusalemme è il centro di questi momenti di lutto. Ora il 10 di Tevet, oltre a questo, che cosa che abbiamo detto? Lo Stato di Israele nei primi anni della sua fondazione ha dovuto ricostruire in qualche modo una sua storia, no? Cioè quella che era la ricostruzione
di una storia nazionale. E dove qualche volta questa storia nazionale è stata interrotta per quasi 2000 anni, cioè dal 135 dell'era volcanica fino al 1948. C'è stato uno iato, c'è stata una cesura, no? La storia del popolo ebraico è stata, si è sviluppata essenzialmente la diaspora, per cui questo ci fa pensare che in Israele non è un luogo dove ci sono tanti monumenti, no? Cioè, pensate, in tutte le nostre città, monumento Garibaldi, Cavour, Mazzini, in Israele non c'è il monumento di Melchiorre, Weizmann, non c'è questo vissuto di una storia nazionale. È stato il momento in cui è stato pensato lo Yafashem, no? Che è stato pensato con una certa filosofia, no? Cercare di ricostruire la memoria, il luogo del ricordo della Shoah. Perché per Gerusalemme, per la distruzione di Gerusalemme, il luogo c'è sempre stato, cioè il luogo della memoria è sempre stato il Kotel, ed è dal momento in cui il Tempio è stato distrutto, cioè gli ebrei andavano continuamente a piangere la distruzione del Tempio. No. Per cui è l'unico resto, questo è un paradosso nel leggere la storia del popolo ebraico, forse l'unica religione che considera una rovina, perché il Kotel è una rovina, una, per cortesia, abbassate le sue preferibilmente spegnete i cellulari. È l'unica religione che considera ridicola il posto più sacro per la propria religione, no? Per altre volte sono musei, sono necropoli, no? L'unico posto che noi abbiamo. Non è che non è un feticcio il Kotel, che poi non è che la Rava ci ha detto che dobbiamo andare lì da 6.000 pagine di nuovo. Tanto più i bigliettini o un posto dove si vive la defilà, che è un posto molto appropriato per pregare, non le preghiere personali, per dirci che è il posto geograficamente e spiritualmente più vicino al luogo dove stava il Kotel Shel, che è il luogo dove il Kohen Gadol veniva esaudito nel momento più delicato della vita ebraica, che era Yom Kippur, quando chiedeva il perdono per tutti noi. Quindi il Kotel è questo, ed è per questo che è sacro, che funziona è qualcosa. Poi la Torah stessa ci dice, puoi pregare in ogni luogo, no? Però esistono dei luoghi più sacri di altri. Per cui il Kotel c'è sempre stato, sempre. Anche lì però il Kotel ha modificato un po' la sua rappresentazione presso il popolo ebraico. Che Kotel fino al 1967 costituiva per gli ebrei il luogo di preghiera dove gli ebrei dovevano chiedere un permesso speciale ai giordani per andarci a pregare, e dove i giordani avevano messo nel posto dove adesso stavano facendo gli scavi e davanti al Kotel delle stalle, dei prostipoli
degli ordinatori pubblici. C'erano foto documentate per dire chiare quello che era il posto più sano degli ebrei. E gli ebrei chiedevano il permesso per andare a pregare a turni. E altro, dicono lì, ha fatto vedere le foto che fece lui la prima volta che andò in Israele negli anni 30, agli anni 30, dove si vedono pochi ebrei che chiedono il permesso ai giordani per andare a pregare al Code. Nel 1967, quando i paracadutisti da Zavala liberano la città vecchia di Gerusalemme, e c'è questa grande cerimonia in cui Rav Cohen, il primo capo della Zavala, suona lo shofar, perché vede in questo momento un momento messianico, da cui anche lì sono i bellissimi libri, tra cui il grande saggio di, mi sfugge il nome, cioè di quella in cui c'è un sussulto messianico, la guerra dei sei giorni, cambia profondamente l'idea religiosa sionista. C'è una grande fervore del sionismo religioso, no? In cui si sentono delle sirene messianiche da cui nascono i cosiddetti Kushemunim, da cui nascono i cosiddetti coloni, il sionismo religioso di un certo tipo, perché leggono, cioè il sionismo religioso del 67, primordiale e primordiale all'inizio, non ideologico, e fa vedere in quel momento il ritorno al Kotel, la liberazione di Gerusalemme vecchia, un evento assolutamente messianico, quindi anche il luogo del Kotel come luogo di memoria non diventa più il muro del pianto, no? Come è chiamato anche degli ebrei fino a quel momento, il muro del pianto non è più il muro del pianto. Oggi, se uno dice un ebreo osservante il muro del pianto, è una cosa che genera insofferenza, no? Un luogo in cui non si va più a piangere, si va a fare delle filotte pubbliche, diventa nella dizione anche delle guide, delle cartine, delle mappe, diventa il Kotel Amaravi, il muro occidentale di quello che è la parte occidentale del Tempio di Gerusalemme. Per cui il Kotel però resta come luogo della memoria. Accanto a questo nascono in Israele, con gli stessi anni, due blocchi della memoria. Uno è la faccenda, che nasce non solo come luogo di rimembranza della Shoah, ma diventa un complesso dove nasce come museo della resistenza e dell'eroismo ebraico. Non scordiamoci. Per cui anche quel museo diventa un luogo di raccolta di documenti di come gli ebrei vivono durante la Shoah, no? Di come mantengono questi ghetti dominati dai nazisti, di come la vita ebraica, a denti stretti, cioè cerca di continuare, no? Tanto è vero che scelgono un nome non casuale, Yad Vashem, che un nome preso dal profeta Isaia, cui Dio dice al profeta nei momenti di distruzione, tagliate Yad Vashem, tagliate la mano, in senso una forza,
un'energia e un nome e una fama a ciò che è successo. Ma non è un museo solo lacrimoso nell'interno della Knesset di Israele, e dare vita a tutto quello che è stato un mondo scomparso e che ha cercato di tenere la fiaccola dell'ebraismo accesa fino all'ultimo. Questo è l'intento di Al-Fasci. Però diventa in qualche modo il monumento nazionale dello Stato di Israele, non a caso, è il luogo. Cioè, se noi italiani portiamo in visita, accogliamo il primo ministro olandese e tedesco, lo portiamo all'altare della patria, al 1800, a Piazza Venezia, il primo ministro estero che aiuta Israele va agli Al-Fasci, cioè il luogo in cui lo Stato di Israele ha fatto una precisa scelta politica, no? Cioè, al di là di tutti i discorsi che si fanno, che lo Stato di Israele non nasce come riscatto dalla Shoah, no, questo è stato detto perché il sionismo è un fenomeno pre-Shoah, già c'è un movimento, già ci sono le aliotte da 50 anni prima, no? Per cui non è la conseguenza della Shoah, però la Shoah diventa un elemento nazionale su cui poi Benny Morris e tutti gli storiografi post-sionisti partono a leggere il 7° milione, in cui ce la dice lunga su questo discorso qua. Diventa il luogo dove Israele in qualche modo dà il suo biglietto da vista. Siamo risorti da questa storia, ok? Cioè il legame è indissolubile. Però contemporaneamente Israele istituisce anche un altro grande museo che si chiama il Pettante Fuzot, proprio avanti, alla fine degli anni 50, e lo istituisce dentro a un'università, quella di Tel Aviv, che forse è l'università più laica dello Stato di Israele, non è né Gerusalemme né Bailand, lo istituisce come un luogo di studio per far sì che un'università, un luogo di ricerca, laico, di studio, non perdesse mai la memoria, le memorie di tutte le comunità della diaspora in tutto il mondo. Lo istituisce con una formula storica e soprattutto collegando la storia dello Stato, che non ha una storia nazionale, politica, recente, ha una storia ebraica che è un melting pot di tutte le comunità del mondo. Quindi ricostruisce i modelli del Minyan, delle Yeshivot, delle scuole, dello studio, della storia, delle sinagoghe in tutto il mondo, mettendo tutti i pezzi assieme. Però ricordatevi l'ingresso, quando siete a Pettante Fuzot, quella è una cosa molto particolare e suggestiva, perché Pettante Fuzot è un percorso storico, un cammino. Pettante Fuzot inizia con l'immagine degli ebrei portati, schiavi, esuli, da Tito con la menorah sulle spalle, che attraversano e passano sotto l'arco di Tito, come a dire, questa è un'idea culturale e politica molto precisa, l'esilio ebraico è un eroe storico, come a dire, cioè l'esilio è un'anomalia, cioè noi riconosciamo il valore della storia di
tutte queste diaspore, che è fondativo e fondante dello Stato di Israele, che questa è la storia del nuovo Stato ebraico, perché i cittadini di questo Stato si portano queste storie, no? L'afghano, l'italiano, il russo sono prodotto di queste storie, però la storia inizia con questo esilio. Noi stavamo qui e ci stiamo tornando a questa, è un'idea forte del Bertrand de Fouchot, che un museo che si chiama Casa delle Diaspore, però l'idea che questa diaspora è un evento storico, è un'anomalia, non è. Poi possiamo dare tutte le interpretazioni in cui la diaspora ci siamo stati bene, siamo il prodotto di questo, siamo stati tanto tempo, siamo pezzi di questo. Non è un caso, non è un caso. Che questo sto parlando a braccio, è stato mi detto tutte idee. Dato per libere associazioni, volevo studiare sta cosa, poi pazienza, ho fatto un altro discorso altrettanto importante, che poi sul discorso non si fanno mai, la vita è che la nostra storia, la Brescia, sapete chi è Brescia? Hanno un distacco, no? Come facciamo a capire nel segreto dove finisce la Brescia e ne inizia un'altra? Il Sofer che scrive il segreto finisce la Brescia e lascia uno spazio o di una riga o di almeno 9 lettere. E chi legge il sabato dopo è anche molto poetico questo spazio, molto suggestivo. Vuol dire che durante la settimana dobbiamo digerire, sedimentare la Brescia scorsa per iniziare la Brescia nuova. Non è una lettura, è un vissuto. Viviamo dentro quella Brescia, dentro quello spazio. Da Shabbat prossimo iniziamo a vivere in un altro spazio, un altro contesto. L'unica Brescia che non ha spazio, che non c'è, c'è solo lo spazio di una lettera, come tutto il testo della Torah, era questa settimana. Brescia che facciamo Shabbat prossimo, paghi con la Brescia che abbiamo finito Shabbat scorso, che fai in cascia. Non c'è nessun spazio, la Brescia si chiama chiusa, occlusa, perché Rashi ci dice si occlude qualcosa, cosa? Sono finiti i bei tempi della diaspora egiziana, come è finita la Brescia della scorsa settimana, che gli ebrei si sono insediati in terra d'Egitto e ci si sono appiccicati. Perché in Egitto iniziano a star bene, Israele diventa qui conto nostalgico. Giacobbe muore in Egitto, Giuseppe per seppellire il padre di Nemesis doveva supplicare il faraone. Quando muore lui non c'è più nessuna supplica che tiene, perché i faraoni di Giuseppe non vogliono manco sentire il discorso. Giuseppe viene seppellito in Egitto. Questa ce la dice lunga, perché giorno dopo si sveglia un uomo d'Egitto che si è scontato che sono gli ebrei. Questa è la visione biblica e rabbinica della storia, cari ebrei. State in diaspora quanto volete, appiccicate la diaspora, ma sappiate che la diaspora funziona per gli ebrei con alti e bassi, alti e bassi. Non è il vostro posto.
posto naturale. Questa settimana è sempre la settimana in cui cade questo digiuno. In Israele, nei primi anni 50, il Parlamento israeliano si dibatte molto su quale deve essere il giorno in cui deve essere ricordata la Shoah. Non dal punto di vista religioso, i parlamentari israeliani cercano una data nazionale, laica. Diciamo, qual è il 25 aprile dello Stato di Israele? Discussioni infinite. I partiti religiosi dicono deve essere Tisha B'Av, quella nostra più grande disgrazia, la Shoah deve essere associata a questa data. Gli ebrei fanno digiuno per questi motivi, lo faranno anche per la tragedia della Shoah. Gli storici dicono la conferenza, la data della conferenza di Wannsee, lì sono stati decisi i decreti anti-ebraici, l'idea dei campi di sterminio, dell'eliminazione del popolo ebraico. Quindi dobbiamo decidere questa data. Altra idea, il giorno del 27 di Nissan. Dobbiamo identificare il ricordo nazionale della Shoah come il giorno della capitolazione, della rivolta del ghetto di Varsavia. È l'idea votata e accettata dalla maggioranza del Parlamento, che la data laica del ricordo nazionale della Shoah è il 27 di Nissan, che coincide al giorno in cui capitola la resistenza del ghetto di Varsavia. Iniziata la prima sera di Pesach, il ghetto, perché diventa il paradigma della più grande rivolta armata organizzata dagli ebrei contro la Shoah. Però attenzione, perché il decreto di legge del Parlamento italiano chiama quel giorno Yom HaShoah B'Gevurah, il giorno della Shoah e dell'eroismo ebraico, perché accanto al dolore della Shoah vuole essere rievocato l'eroismo, la dignità nel difendersi. Quindi questa decisione segue la stessa filosofia dello Yad Vashem, no? Quindi Yom HaShoah diventa il giorno dal punto di vista nazionale Israele ricorda la Shoah, si ferma per un minuto. Il mondo ha religioso accetta questa decisione del Parlamento con una condanna postilla, potremmo dire, con un emendamento, perché dice ogni morto ebreo nella tradizione ucraina al suo giorno in cui, per il quale si dice il Kaddish, giorno in cui è morto, no? Il giorno in cui i figli fanno digiuno per i genitori che sono morti, studiano una Mishnah, fanno gli score, riescono il Kaddish. Come si fa per tutti i morti della Shoah che noi non sappiamo il giorno in cui sono morti, no? Di qualcuno c'è qualche traccia di testimonianza, no? Cui sopravvissuto ha detto, mi ricordo che qui del Peo nella Shoah non è morto,
quel giorno. Però la maggior parte non si sa il giorno in cui si accuoti. Lei era abbinato, tu stavo di sede, stabilisce nei primi anni 50 che il 10 di febbraio doveva diventare il giorno in cui viene detto gli scoia per tutti le vittime della Shoah. Si dice il sabato gli incattisce, no, come se fosse l'anniversario di tutte queste vittime. Perché non anticipiamo? Perché non il digiuno del 17 di Tammuz? Perché non il giorno di Chedaria? Perché i rabbini hanno voluto associare quella che è stata la prima disgrazia nazionale avvenuta al popolo ebraico, che è stata la presa di Gerusalemme, cui è capitolato lo Stato ebraico, il primo Stato ebraico. Quindi è iniziato l'esilio, è stato l'inizio di tutte le sciocchezze nazionali, a quella che preghiamo e auspichiamo che sia l'ultima disgrazia di tutto il popolo ebraico, che in qualche modo l'esilio, la diaspora ci ha portato. Qui c'è questo link tra il 10 di Tevente, che è la prima disgrazia nazionale, quella che preghiamo che sia l'ultima disgrazia nazionale, e con il 10 di Tevente tutte le sinagoghe del mondo, la maggior parte dell'ora di Minha, la preghiera pomeridiana, si fa di scuola per tutte le vittime della Shoah e per il Kaddish, no? Adesso prima di fare il Kaddish, questo Kaddish, ho invitato Andrea Finzi, dottor Andrea Finzi, a questo incontro che Andrea, nell'ambito del CEDEC, ha costituito un gruppo di amici che è legato a questo incontro. Adesso ci dice due parole su questa associazione. Buonasera a tutti, ma mi rubo veramente un breve istante per comunicarvi anche a nome di un gruppo di volontari, consiglieri appena riuniti. Presidente al momento è Cucchi 18, la formazione di questa associazione di amici del CEDEC, che è nata su stimolo di Liliana Picciotto e Giorgio Sacerdoti il mese scorso, nati dalla notaria Saia. Non è un nuovo ente, è una rotella organizzativa a favore del CEDEC. Il CEDEC, voi sapete tutti che cos'è, non devo spendere molte parole per questo, ma per darvi un'idea dell'importanza anche a livello internazionale del suo prestigio, vi posso raccontare con la mia recentissima esperienza. Vado a Parigi perché mi sto occupando di una ricerca sui medici ebrei nell'armata francese durante la Grande Guerra, per un convegno che faremo AME, di cui sono consigliere nazionale, e CEDEC in maggio, e sia al consistoire che all'Alliance Française, dove c'è una stupenda biblioteca ed è un grande centro. Quando ho sentito che venivo dal CEDEC, mi hanno citato tanti contatti che hanno avuto e quanto loro apprezzano quello che fanno a Milano, sapendo quanto il CEDEC fa con poche forze alla fine. Sapete, il CEDEC è un organismo comunitario, però è una cosa di cui tutti sappiamo l'esistenza, su cui tutti noi ci appoggiamo, perché è quello che ci dà anche le basi per la memoria individuale, non solo il ricordo della Shoah, ma anche l'elaborazione, la custodia della memoria delle famiglie, delle dot. Insomma, c'è in corso un grosso lavoro anche
di digitalizzazione, produzione di archivi informatici. C'è un programma meraviglioso che naturalmente ha bisogno di fondi. ISDEC, avendo un organico limitato, la sede di Via Pili la conoscete, adesso ci sono progetti di spostamento che poi non andranno avanti, comunque ha bisogno di un braccio organizzativo per farlo, intanto migliorare la conoscenza che anche la città di Milano abbia di lui, perché adesso il binario 21 è una cosa che ha portato a livello della conoscenza cittadina, però non è ICTEC. ICTEC è qualche cosa che conosce la comunità, ma Milano ha bisogno di conoscere di più. E ha bisogno di fondi, naturalmente. Quindi non, quello che nasce adesso non è un nuovo ente, nessuno si spaventi, è soltanto qualche cosa che aiuta ICTEC a vivere, perché la sua esistenza in questo momento è fortemente in pericolo per i soliti motivi di fondi che mancano, eccetera. Per cui adesso vi lascio qua una dozzina di volantini in cui si parla rapidamente queste cose, l'indicazione di dove eventualmente rivolgersi, quando usciranno, verranno comunicati sugli organi comunitari, anche online, il sito internet, i riferimenti, i telefoni, eccetera. C'è anche il mio nome, il mio indirizzo email, ma casualmente in realtà sono l'ultima ruota del carro in questa cosa. Comunque penso nelle prossime settimane, nel prossimo mese, verrà dato pubblicamente l'annuncio della formazione di questo braccio operativo del STEC per organizzare eventi, per organizzare comunque attività che possano far conoscere e fare arrivare un pochino di sostegno anche economico al STEC. C'è una proposta di iscrizione annuale di 30 euro di base, perché poi dare più ovviamente sarà conosciuto, e quindi invitiamo tutti a partecipare, a fornire idee, perché abbiamo bisogno soprattutto di questo, per chi vuole entrare nel consiglio, che ha tempo da dedicare, questo è una cosa aperta, perché noi sappiamo che la comunità ha un check, però pensa che sia qualche cosa che ti va avanti da sé, in realtà non va avanti da sé, ed è un momento di gravissima crisi, per cui è un appello che porto a nome del consiglio per in questa sede così prestigiosa di studio, in questa giornata così importante anche dal punto di vista del pensiero e diciamo della emotività ebraica e della necessità di garantire la continuità dell'ebraismo della nazione e delle nostre comunità, spero che questo vi possa così in qualche modo sollecitare, perlomeno avere una tenete d'occhio l'uscita di questi annunci che arriveranno fra poco. Grazie. Grazie. Allora, faccio una domanda: perché non si parla quasi mai della caduta del regno di Israele occupato dagli assiri nel 720? Non c'è nessuna manifestazione che lo ricordi. Anche io ho pensato che dovesse essere una buona domanda. Io faccio una domanda molto opportuna, perché in verità le 10 tribù del nord, che sono in qualche modo allocate alle tribù Efraim, la parte delle erano già molto assimilate e idolate. Cioè, il momento in cui viene, c'è un discorso, adesso lo dico, do una risposta molto approssimativa e molto frettolosa, il discorso d'approfondimento. Quando c'è stato lo scisma tra il regno di Giuda e il regno di Israele, il popolo ebraico si spacca. In verità la spaccatura già c'è stata, è come se quella parte del popolo è stata un po' rimossa, no? Qui è vero che c'è un assoggettamento militare da parte degli assiri nei confronti dei 10 tribù, ma di fatto quelle 10 tribù già se le sono andate per conto loro, già fanno dei culti idolatrici dei loro altari, dei loro templi, sono già usciti in qualche modo, anche se poi c'è
quella bellissima di insegnamento mistico, cabalistico, che il Messia non verrà fin tanto che non verranno recuperate anche le 10 tribù di un cessato di soffrire. Ci sono tante idee. Michele Bovary capisce, ma l'Israele è un mio canadiano. Pena che c'è un bel pezzo, che non ci manco, che si accorge di Israele, che firma il barbe, tu non hai voce, e vai, ma non hai il pezzo, ma ti dico,